questa sala ha un valore fortemente simbolico per la giornata che abbiamo organizzato oggi. Un consiglio comunale nel ricordo di Arnaldo Forlani, ex presidente del Consiglio dei Ministri, scomparso lo scorso luglio. Un politico, ma prima di tutto un uomo che ha portato avanti con passione, professionalità e determinazione i suoi sogni e le sue idee per il paese e la città che ha tanto amato. Consiglio comunale importante in ricordo di Arnaldo Forlani, il presidente del Consiglio dei Ministri, ministro, è stato consigliere comunale, consigliere provinciale, uno degli esponenti più importanti della Prima Repubblica Italiana proprio di questo territorio, e abbiamo voluto ricordarlo a 2 mesi dalla sua scomparsa in un consiglio comunale. Consiglio comunale che ha visto la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, di Giorgio Girelli, con cui ha insomma, vissuto e passato insomma, tutta una serie di iniziative politiche e personali che sono state frutto anche di aneddoti durante questo consiglio comunale molto interessante, ma dove è chiaramente passato il concetto fondamentale dell'uomo prudente che con discrezione ha portato avanti nell'interesse esclusivo generale e nell'interesse comune e tanti valori della nostra democrazia, per cui non ha mai anteposto l'interesse personale a quello in generale del paese. Questo è un grande insegnamento e uno dei grandi insegnamenti da cui dovremmo prendere spunto. Abbiamo ricordato un uomo di Stato vero, il politico più importante che le Marche abbiano mai avuto. Una figura che per 30 anni ha ricoperto i ruoli principali non solo nel governo italiano, facendo il presidente, il vice, il ministro della difesa e degli esteri, ma essendo anche 2 volte segretario della Democrazia Cristiana, quando la DC era in qualche modo il perno della Prima Repubblica. Quindi un consiglio comunale dovuto ad una persona che, nonostante che ha vissuto la sua carriera politica a Roma e ovviamente a livello nazionale e internazionale, non ha mai dimenticato la città dove è cresciuto, la città dove ha iniziato l'impegno politico, il primo consiglio comunale, e al tempo stesso i tanti amici che l'hanno conosciuto e sostenuto negli anni. Quindi era doveroso per noi ricordarlo e al tempo stesso ci ha fatto molto piacere che tutta la sua famiglia fosse qui presente. Pier Ferdinando Casini è riuscito a fare un ritratto storico della personalità di Arnaldo Forlani davvero eccezionale. Presente anche il senatore della Repubblica Italiana Pier Ferdinando Casini, che per tanti anni è stato al fianco dell'ex segretario della Democrazia Cristiana. Una bella giornata, un ricordo di Forlani che ci restituisce il grande leader marchigiano che l'Italia giustamente ha onorato 2 mesi fa, un uomo che è stato ai vertici dello Stato, che come tutti gli uomini politici ha vissuto i grandi successi e anche i momenti di amarezza che la vita pubblica consegna a ciascuno di noi. È stato una grande personalità ed è giusto che la sua città lo ricordasse. All'ordine del giorno anche la surroga del consigliere del gruppo misto di maggioranza Roberto Biagiotti, scomparso lo scorso agosto, e al suo posto entra in consiglio comunale Nicoletta Rossi. Poi la sostituzione di Biagiotti, ovviamente è stata un'estate brutta per il consiglio comunale perché abbiamo perso prima Biagiotti, oggi c'è stato il funerale di Leo Barbanti e purtroppo la vita è così e giustamente oggi abbiamo sostituito il consigliere mancante.